passiamo avanti, sempre in ambito animazione, passiamo diciamo al sollevante. Ecco, questa è anche una cosa che diciamo volevo approfondire un pochino. I personaggi degli anime che sono sempre vivaci, sempre con queste voci che gridano, urlano, che devono diciamo infondere tutta la loro passione in quello che dicono. Tu hai doppiato Natsu, il Dragon Slayer, Fairy Tail, che appunto è uno di questi personaggi sempre molto focoso, molto birbante, diciamo. Qual è stata l'esperienza che hai avuto su questo anime? È stata un'esperienza molto divertente. Ovviamente prima di entrare in sala non avevo letto nulla a riguardo, quindi nemmeno il manga. Però piano piano, man mano che facevo gli episodi di Natsu, ho capito che sarebbe stato sempre più divertente, perché comunque è un personaggio sempre attivo, che passa dal divertimento alla rabbia in pochissimo tempo, oppure quando ti richiede molto, sì, oppure quando si sente male sempre sui mezzi in movimento. E quindi è stato veramente molto, molto divertente e stimolante prenderne parte. Poi dispiace perché insomma abbiamo fatto un grosso lavoro, poi gli episodi sono stati, la programmazione è stata interrotta, non so se ha ripreso, leggevo di questa ripresa. E poi comunque ho fatto anche Kaneki in Tokyo Ghoul, ho doppiato la riedizione di Akira, di Angelo Maggi, e poi c'è Gualtiero, abbiamo fatto tante cose insieme, film dello studio Ghibli, Sospiri del mio cuore, Adetti la prendi in prestito, quelli tutto sono tranne che per bambini, insomma sono anche per bambini, ma ci sono dei messaggi molto profondi che sono indirizzati a tutti. Per quanto riguarda altre animazioni, mi sono divertito tantissimo in Phineas e Ferb, anche quello non è un cartone per bambini, però l'umorismo non è proprio probabilmente per bambini, ci sono anche citazioni, interi episodi dedicati a saghe importanti, Star Wars, Ritorno al futuro, c'è una puntata anche dove vanno nell'universo Marvel, che stanno Spider-Man, però non l'hai fatto tu, Spider-Man, Thor, Hulk, ed è molto divertente. Tra l'altro è stato anche divertente perché ho avuto la fortuna di poter cantare tutte le canzoni in italiano di Phineas e Ferb, che sono dei pezzoni. Ho fatto i Robinson, una famiglia spaziale, un altro film molto bello della DreamWorks, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere quello della DreamWorks. E niente, questo sono diciamo, i ricordi di film d'animazione e serie a cui sono più legato.